Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lorenzo Cremonesi, l'inviato del Corriere della Sera, lì dove il conflitto, diciamo, procede e poco si pensa evidentemente a eventuali dossier dei servizi segreti italiani. Lorenzo, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Ti chiederei dove sei e, diciamo, dove sei, immagino una camera d'albergo direi, ma insomma in che luogo sei e cosa stai raccontando in queste ore, cosa stai vedendo in queste ore, perché la corrispondenza, la tua corrispondenza che noi oggi abbiamo potuto leggere sul giornale in edicola partiva con l'immagine di fiamme in un campo di grano, in un bosco, fiamme alte attizzate da un bombardamento incessante. È ancora così? Sì, buongiorno. Sì, io mi trovo a Kramatorsk, ho appena tra l'altro parlato con alcuni dirigenti qui della municipalità, anche col sindaco, e mi trovo, ieri ero a Bakhmut, che era, io non sapevo neanche, me l'hanno spiegato poi oggi, da due giorni era sotto attacco forte da parte dei russi, da parte delle artiglierie, nella zona di Severodonetsk, perché da Bakhmut appunto le truppe, come ha spiegato anche nel reportage, le truppe ucraine si spostano poi 20 km, 25 km per andare appunto sulla linea del fronte. E oggi ancora parlando con responsabili militari qui tra Kramatorsk e Bakhmut, sono appena rientrato non in una camera d'albergo ma in un'abitazione privata, ho affittato un appartamento qui nel centro della città anche per cercare di stare più vicino a quello che prova la popolazione, che comunque rimane un quarto della popolazione originaria, circa, sono circa 50-60 mila persone su le 220 mila originarie di Kramatorsk. E dicevo, la preoccupazione maggiore rimane questo massiccio uso di artiglieri, di cui ieri abbiamo fatto anche le spese in modo molto ravvicinato, e la continua richiesta anche da parte del sindaco, ma insomma di tutti i responsabili militari, anche dei soldati semplici, agli alleati, all'alleanza occidentale, per favore dateci armi, per favore continuate a sostenerci su militarmente, questo, Lorenzo, proprio parlano di un aiuto militare. Da te un supplemento rispetto a quello che già racconti nel pezzo di oggi sul Corriere, cioè che è la prima volta forse che accade, cioè che le autorità di Kiev, ucraine, aumentano, no, intanto riferiscono il numero delle perdite, e queste perdite sono aumentate, circa 200 uomini a settimana, 15 giorni fa, conti tu, erano meno di 100 al giorno. 15 giorni fa, 2 settimane fa, erano meno di 100. Secondo te cosa ci dice questo dato e questa comunicazione? Allora, qui c'è un doppio linguaggio da parte del governo di Kiev. Un linguaggio, uno riferito al mondo, riferito alla comunità internazionale, in particolare agli alleati della NATO, NATO e anche all'Italia, per cui enfatizzare, insistere sulle perdite, sul fatto che il loro fronte è fragile, che non riescono a tenere perché i russi stanno usando in modo massiccio le loro armi migliori, le loro artiglierie, quindi non è più uno scontro come avveniva a Kiev, come avveniva a Kharkiv, tra fanterie, quasi una guerriglia, ma ormai è uno scontro di armi pesanti da distanza, e quindi loro non le hanno, e se non le hanno avranno moltissime vittime e magari non riusciranno neanche a tenere. E dall'altro invece un linguaggio interno, e quindi di fiducia, perché se loro si limitassero a esporre e raccontare un numero così grande di morti, sarebbe naturalmente un colpo per il morale nazionale, che già, devo dire, è molto più basso rispetto a qualche settimana fa. E però invece questo messaggio chiaro e netto: noi siamo comunque migliori, noi siamo comunque più forti, noi terremo, noi vinceremo. E addirittura un linguaggio più duro nel confronto della via negoziale che non di qualche settimana fa, perché ricordatevi che fino a poco tempo fa lo stesso Zelensky, oltre che i suoi esponenti, lo stesso ministro degli esteri Kuleba, parlavano di ritorno alle linee del 24 febbraio, addirittura del 23, cioè del giorno prima dell'attacco. Non parlavano di guerra per riprendere ciò che era stato perso nel 2014, cioè la parte più orientale del Donbass e la Crimea.
Oggi invece chiedono questo, ma è più, e questo viene confermato anche da fonti a Kiev, è più un linguaggio della durezza che però non preclude, una volta riusciti a stabilizzare il fronte, di ritornare a una maggior flessibilità. Oggi prevale l'idea che soltanto se Putin capirà che non può vincere militarmente, poi lo potremmo portare a trattare e ad addivenire a soluzioni che siano più concilianti per entrambe le parti. Lorenzo, esatto.